Secondo i media occidentali, i loro intellettuali, i loro politici, la crisi ucraina avrebbe un unico colpevole, Putin e il suo imperialismo autoritario. Per cercare di vedere le cose da un altro punto di vista, poniamo tre domande che aiuteranno a capire meglio la questione ucraina. Prima domanda. Chi è Viktor Yanukovych? Victoria Nuland è la diplomatica dell'amministrazione Obama responsabile della politica euroasiatica americana. Nel 2013, nei giorni in cui iniziava a montare la rivolta a Kiev, la signora spiegava alla convention della USA Ukraine Foundation che gli USA avevano investito oltre 5 miliardi di dollari per portare l'Ucraina nell'orbita occidentale. We've invested over 5 billion dollars to assist Ukraine in these and other goals. E nei giorni della rivolta di piazza Maidan si fece riprendere dalle TV di tutto il mondo mentre portava viveri ai dimostranti in piazza, giusto per far capire chi stava dietro quella rivolta spontanea di popolo. E fu sempre lei, in una telefonata al suo ambasciatore a Kiev, ad esclamare "Fuck the EU", liquidando così i tentativi di mediazione della Merkel e dell'Unione Europea per scongiurare lo scoppio delle ostilità. Seconda domanda. Chi è Hunter Biden? Hunter Biden è un brillante avvocato d'affari, figlio del vicepresidente americano Joe Biden. Poche settimane dopo che il papà si è recato in visita ufficiale a Kiev per selezionare di persona il futuro nuovo presidente Poroshenko, il giovane rampollo si è trovato inspiegabilmente catapultato nel consiglio di amministrazione di Burisma, il colosso energetico ucraino con il compito di gestire relazioni internazionali e accordi finanziari per il gas e il petrolio ucraino. Ad oggi sono molteplici funzionari dell'amministrazione Obama reclutati come esperti e amministratori in Burisma e in molte altre società ucraine. Terza domanda. Chi sono i nuovi ministri del governo ucraino? Nel febbraio scorso il presidente ucraino Poroshenko ha nominato tre nuovi ministri, tutti cittadini stranieri. Al Ministero dell'Economia è salita una ex dipendente del Dipartimento di Stato americano. Alla Sanità un ex ministro del governo georgiano educato negli Stati Uniti. E alle finanze un banchiere lituano gestore di un fondo di investimento che opera casualmente nei mercati ex sovietici. Come consulente per le relazioni internazionali con delega agli armamenti, Poroshenko ha scelto l'ex presidente georgiano residente negli Stati Uniti, Saakashvili. Questa pletora di banchieri, oligarchi e finanzieri imposti da Washington a Kiev dovrebbe far sorgere una riflessione su chi sta realmente invadendo l'Ucraina. L'ossessione anti-Putin in Occidente impedisce di far nascere il dubbio che siano gli Stati Uniti a destabilizzare l'Ucraina, un paese da sempre vitale per la sicurezza di Mosca. Gli occidentali dovrebbero ascoltare il realismo di Henry Kissinger. La demonizzazione di Putin non è politica, ma una scusa per l'assenza di essa.